Studio Polimedica del dottor Giuseppe Fortugno è un centro medico per la cura dell'obesità e del sovrappeso, specializzato nella prevenzione delle malattie metaboliche. Polimedica, grazie al proprio team di professionisti di altissimo livello e a una struttura moderna, accogliente e funzionale, offre numerosi servizi personalizzati e con standard di qualità elevata. Nutrizione e dietologia, con medico specialista, diabetologia, endocrinologia, ecografia, chirurgia dell'obesità e psichiatria. Inoltre pacchetti personalizzati per famiglie e per pazienti che effettueranno più visite. Studio Polimedica, Corso Garibaldi 277, Siderno. Polimedica, qualità ed efficienza al tuo servizio. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Pulling me further, further than I've been before. Making me stronger, shaking me right to the core. C'è un'azienda nel cuore dell'antica Locria Pizzafiri che sa rendere unica la tua casa. Vetreria Serramenti Vincenzo Montaleone SRL, che ti offre una vastissima gamma di decorazioni su vetro, stampa digitale, stratificazione con tessuti e glitter, resine colorate, sabbiatura, incisione, fusione, rilegatura, cristalli madras, specchi sagomati in tutte le forme, vetro ceramico, arte sacra, esclusivisti Saint-Gobain Glass e Climalit Partners da oltre 40 anni. Trasformiamo pregiati cristalli grazie al marchio Design Partner. Porte interne, porte scorrevoli in acciaio e vetro temperato, box doccia su misura, in cristallo e PVC, esclusivisti di zona dei sistemi Ponzio, serramenti dalle prestazioni eccellenti, infissi in alluminio e legno alluminio, veneziane automatizzate in vetro camera, tapparelli antiscasso, la nuovissima zanzariera plissé a rete liscia, portoni blindati. Vetreria Serramenti Vincenzo Montaleone SRL, dal 1974 l'eccellenza del Made in Italy, gli artisti del vetro, gli artigiani del serramento. Parisi Fashion si rinnova e cambia sede. Ci trovi a Siderno in corso Vittorio Emanuele numero 22. Da noi troverai le migliori marche, la camiceria di Mastai Ferretti, ma anche gli accessori di Catcherson e La Martina, la giubbotteria di Canadins, Alviero Martini, Siviglia, US Polo, Desigual, My Twin, Lucky Lou, Frizia, Diana Gallesi. Parisi Fashion, corso Vittorio Emanuele numero 22 a Siderno. We'll be right back.
risparmiamo, tu risparmi. Da Scale Arredamenti, solo a febbraio, scontiamo tutto fino al 70%. Solo da Scale Arredamenti, a Gioiosa Ionica in Viale delle Rimembranze. Siamo puntualissimi anche quest'oggi, ben ritrovati a tutti, rassegna stampa di Telemia, rigorosamente in diretta per questo mercoledì 31 gennaio. I quotidiani calabresi che puntualmente troverete in edicole, che noi ritroviamo nella nostra edicola digitale per quella che è la nostra diretta, come facciamo sempre ogni mattina. Grande spazio ai temi locali, ma soprattutto iniziamo con le prime pagine, così anticipiamo quelli che sono i temi più importanti del giorno. Enti locali in apertura per quanto riguarda il quotidiano del Sud, l'edizione di Reggio Calabria. Nata la città Corigliano-Rossano, va in porto una delle più grandi fusioni per numero di abitanti in Calabria. Il Consiglio regionale approva la legge istitutiva, contrario solo Greco. Oliverio, il governatore calabrese, avvisa contro i falchi delle consulenze. Andiamo avanti verso le elezioni, giovani al voto tra speranze e disincanto. Dopo le candidature, il Partito Democratico inizia a scricchiolare, rivolta intanto nel Cosentino. Vedete in questa foto un'urna elettorale, il voto che si avvicina, quello del 4 marzo. Come ogni mercoledì, il quotidiano dedica grande spazio al diario della memoria, alla guardia campestre. Vittorio Marchetta, uccisa nel suo orto nel 1984. La battaglia della figlia per ristabilire la verità e ottenere il riconoscimento di vittima di mafia. Vedete qui in questa foto Vincenzo Marchetta viene ricordato oggi nel diario della memoria. Regione Calabria, Carlo Guccione lancia Viscomi per il dopo Oliverio. E poi lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, i precari per quanto riguarda il lavoro, decreto per stabilizzare i lavoratori, fondi stanziali. E poi Lamezia Terme, la città resta senza acqua, 7 indagati, finanza nella sede Sorical che precisa vantiamo crediti dalla multiservizi. E poi dalla Piana questa notizia che arriva puntualmente da San Ferdinando, Nova Tendopoli, lavori in corso dopo il rogo, ricordiamo il rogo con un morto qualche giorno fa. Reggio Calabria, taglio basso comune, Muraca verso i lavori pubblici, la scelta arriva dopo 6 mesi di vacanze, in seguito al ben servito dato alla Marcianò. L'assessore all'ambiente raddoppierebbe le deleghe andando a coprire un delicato settore. Invece a Catanzaro, per la cronaca giudiziaria, delitto ieri no. Dopo l'ergastolo, assoluzione per il presunto killer. Anche i mandanti furono scagionati, 8 anni solo al pentito. Vibo Valencia, uccise il compare D'Anello, condannato a 17 anni. Vedete Giuseppe Zangari in questa foto. Lasciamo il quotidiano del Sud, andiamo subito a dare un'occhiata ai titoli che riporta Gazzetta. In apertura, Calabria, l'ex assessore in corsa con il Movimento 5 Stelle. Il caso di Silvia Vono, candidata al Senato, prima vicina a Italia dei Valori e poi al Partito Democratico. Imbarazza dunque i pentastellati in vista del voto. L'ira intanto degli esclusi di Forza Italia, l'ex deputato Foti, scelte, dice, incomprensibili. Operazione della Guardia di Finanza per cambiare decisamente argomento e spostarci al titolo di centropagina. Indagati 7 dipendenti, Sorical e multiservizi. Lamezia Terme a secco, la procura apre un'inchiesta. Perquisizioni negli uffici, le fiamme gialle hanno fatto irruzione ieri nelle sede delle due società interessate acquisendo una serie di documenti. Taglio alto, titolo sotto testata, Melito Portosalvo, la giudiziaria, Ada stangata per 2 sindaci, inflitti 12 anni a Giuseppe Iaria che è stato sindaco della città di Melito e a Gesualdo Costantino, un altro sindaco della città melitese. Vedete in questa foto Gesualdo Costantino era in carica al momento dell'arresto.
San Ferdinando, tutta l'area della Tendopoli sarà bonificata, la notizia domina anche in prima pagina per quanto riguarda Gazzetta del Sud, qui in questa foto il vertice che si è tenuto ieri in prefettura a Reggio Calabria. Andiamo subito a spalla agli occhiali di Reggio e Provincia, iniziando con la città dello Stretto, nuovo tribunale, ripresi i lavori, 2 anni per completare, una buona notizia dunque per il nuovo tribunale di Reggio. Sempre a Reggio, nomine agli ospedali, riuniti tutti assolti, Polistena, la Movida, in centro i gestori si difendono, invece Locri, Colombiani da Spromonti in appello, inflitti 30 anni. Ci sono veramente tante notizie per quanto riguarda la cronaca giudiziaria. E poi lo sport, ieri sera la Juventus ha vinto 1-0 a Bergamo contro l'Atalanta, Juve vicinissima alla finale di Coppa Italia. Lasciamo la prima pagina di Gazzetta, chiudiamo questo giro sulle notizie di apertura, iniziando subito ad occuparci di quelle che sono le news del nostro portale. Elezioni, le dichiarazioni di Marco Siclari e Domenico Mantegna sono dei candidati per quanto riguarda il voto del 4 marzo. E poi elezioni ancora, Partito Democratico, in questa foto Ernesto Magorno, che è il segretario regionale del Partito Democratico, incontra i segretari provinciali. E poi ancora elezioni, Mancini, diventerò deputato, quindi nessun problema, lo dice Giacomo Mancini, che ricordiamo è stato assessore al bilancio nella giunta guidata da Giuseppe Scopelliti alla Regione Calabria. Movimento 5 Stelle, no ad accorpamento invece autorità Messina, Gioia Tauro. Andiamo avanti, altre notizie, Lanzetta, partecipo al dolore di una comunità per la morte di un giovane, di una giovane donna che cercava un altro destino. Dunque questo è l'intervento di Maria Carmela Lanzetta, il messaggio che lancia l'ex sindaco e ministro, dunque e Maria Carmela Lanzetta da Monasterace. Poi piano spiaggia, proficuo incontro tra amministratori e operatori turistici, quello che si è tenuto a Caulonia. E poi sanità, vedete, non è a dire il vero una notizia di sanità, qui c'è un errore di stampa, ma bensì di lavoro, tutti gli LSU e le più saranno stabilizzati entro il 2020, ma certo l'impegno della regione dunque viene in qualche modo premiato e ci auguriamo che sia così per i precari calabresi. Non ci sono altre notizie importanti, possiamo tranquillamente lasciare le prime pagine, abbiamo anticipato tutte le notizie più importanti di apertura, analizzeremo i temi tra qualche istante all'interno delle pagine regionali con grande spazio soprattutto ai temi locali, attesissime come sempre le notizie di Locri, De Piana e appendice finale anche dedicata allo sport, perché le squadre calabresi preparano i prossimi impegni, quelli del prossimo weekend, oggi per tante squadre partitelle in famiglia, preparazione che già è iniziata da qualche, è già iniziata da qualche giorno. Ritorniamo dunque sulle pagine calabresi per quanto riguarda Gazzetta, come al solito spazio ai temi regionali calabri, abbiamo qualche problema un attimo per risolverlo con Gazzetta del Sud, lo faremo come sempre in diretta per aprire poi le pagine calabri, attendiamo la nuova riapertura nel nostro touchscreen per quanto riguarda Gazzetta del Sud, per arrivare direttamente dunque le pagine calabria per vedere dunque qual è la notizia soprattutto di apertura, lo faremo tra qualche secondo insieme a voi. Dunque politica, prossimo voto del 4 marzo, i pentastellati e l'ex assessore Silvia Vono in lista al Senato, era stata in giunta a Soverato con il sindaco Democrat Alecci, l'ira degli esclusi in Forza Italia, Foti compiute dice scelte incomprensibili, il governatore calabrese Mario Oliverio è il garante della tenuta del PD in Calabria. Vedete in questa foto la Vono con gli esponenti del PD di Drossi, Severino e Bruno dunque, e poi ancora il parlamentare uscente Paolo Naccarato, l'esponente forzista l'onorevole Nino Foti e qui l'ex deputato del PD Franco Laratta. Continuiamo a fianco, altra notizia, perché ieri si è riunito il Consiglio regionale della Calabria, nasce il nuovo comune Corigliano Rossano, disco verde alla legge, finale di seduta convulso, si tornerà in aula già domani mattina. Il governatore calabrese afferma è nata una città in un'area strategica per lo sviluppo della Calabria. Il CONI ora scommette sullo sport di classe, ha in astre di partenza il progetto varato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione. Hanno aderito oltre 500 scuole e 29.000 studenti. Saranno coinvolti nel progetto ben 146 giovani laureati in scienze motorie. In questa foto il presidente del CONI Calabria, Maurizio Condipolero, apre alle scuole.
Crotone, realizzati dalle mani di affidato i premi per alcuni tra i vincitori di Sanremo. Il maestro Orafo ha presentato nel suo showroom di Crotone le creazioni che saranno consegnate ai cantanti sul palco dell'Ariston. Si avvicina sempre di più la kermesse canora Sanremo 2018 con tante big in gara. Alla conferenza stampa ha partecipato anche il sindaco della città di Crotone, Ugo Pugliese. Vedete la presentazione sul banco, i premi realizzati da Michele era affidato al centro accanto al sindaco di Crotone Pugliese, dunque per il Sanremo 2018. Andiamo avanti, cambiamo decisamente argomento, pagina 18, vi segnaliamo questo servizio: commercialista ucciso nei boschi, il compare condannato a 17 anni. La sentenza del GUP di Vibo a carico del commerciante Giuseppe Zangari di Brognaturo, il corpo di Bruno Lacaria di Spadola, ucciso a colpi di bastone, fu fatto ritrovare 20 giorni dopo dall'imputato reo confesso. E ancora Lamezia Terme lasciata a secco per ore sotto inchiesta Sorical e molti servizi. Indagate 7 persone per interruzione di pubblico servizio. Vedete le indagini, l'operazione della Guardia di Finanza coordinata dai magistrati di Lamezia Terme. I dipendenti coinvolti nell'indagine saranno interrogati comunque in procura. Le Fiamme Gialle hanno perquisito le sedi delle società acquisendo altri documenti. L'area ex Tendopoli sarà bonificata, pianificata pure una nuova struttura, lo dicevamo nei titoli di apertura, riunione del COSP dopo l'incendio a San Ferdinando di qualche giorno fa. Due giornalisti della 7 ieri sono stati aggrediti mentre facevano riprese nel sito in fumo. E qui vedete Salone degli Stemmi, i partecipanti al COSP tenutosi ieri in prefettura. Delitto al porto di Badolato, ergastolo cancellato, la corte d'assise d'appello di Catanzaro assolve Andrea Sotera, uno dei presunti killer. Completamente ribaltato il verdetto emesso dai giudici di primo grado. Il fatto di sangue è avvenuto nell'agosto del 2008 all'interno dell'area marittima. E noi proseguiamo speditamente su quelle che sono le altre notizie. Caso Lebruzio, il paese dei record, vanta il 91,8% di differenziata, veramente un bel record. La speciale classifica dei comuni ricicloni varata da Legambiente in Calabria. Cosenza e Catanzaro le province più virtuose, Crotone invece fanalino di coda. Menzioni speciali per le start-up e le buone pratiche a tre diverse municipalità. Continuiamo perché ci occupiamo adesso di questa notizia che arriva da Reggio: le banche abbandonano la Calabria, massiccia contrazione degli sportelli. Il 48% del territorio è attualmente sprovvisto di un istituto di credito e ancora riduzione alta per i grandi gruppi, l'allarme della FABI anche per la perdita dei posti di lavoro. Falso in atto pubblico, magistrato condannato. Adesso ci occupiamo di giudiziaria, giudice in servizio a Palmi riconosciuto colpevole dai colleghi di Catanzaro. Contestualmente è stata però disposta la sospensione della pena. Carlo Alberto Indelicati in atto svolge le funzioni di GIP GUP. Continuiamo ancora Gazzetta del Sud e con la cronaca di Reggio, come facciamo ogni mattina, subito il titolo di apertura: ripartiti finalmente i lavori al Pala Giustizia di Reggio. Il sindaco della città Falcomatà afferma: abbiamo rischiato di perdere i fondi, ma quella brutta pagina è stata chiusa. La soddisfazione tutto sommato del sindaco della città dello Stretto. Quanti mal di pancia in Forza Italia? Il capogruppo al comune Pizzimenti, amarezza per l'esclusione di Nicolò al voto del 4 marzo. Questa è una vergogna che finisce col creare disaffezioni alla politica. Nino Foti sbotta, presenti i candidati che nulla hanno a che fare con il territorio. Molto deluso. Antonio Pizzimenti, che appare in questa foto, non nasconde la sua amarezza per l'esclusione di Alessandro Nicolò. Andiamo ad occuparci adesso di altre notizie, lasciando anche la cronaca di Reggio e raggiungendo subito i temi che riguardano la Piana, la Tirrenica, Polistena, l'orgoglio dei gestori della Movida. Il pienone nei locali del centro storico sta rivitalizzando il sabato sera. Controlli, si legge nel sottotitolo, continui, ma non possiamo prevenire i comportamenti degli incivili di turno. Vedete Polistena by night, i giovani che il sabato sera affollano Piazza della Repubblica e i locali della zona di Corso Mazzini. Veramente tantissima gente, tantissimi giovani. Risposta sociale e culturale all'Andrangheta, interviene con una lettera aperta ai cittadini il sindaco della città. Eccolo, Michele Tripodi è sindaco di Polistena dal 2010.
E ancora Palmi, bimba segregata, la brutta storia che vi abbiamo raccontato anche ieri, il medico dal GIP. Palmi, la donna sarà interrogata intanto oggi. La piccola bulgara era mal vestita, sporca e parla e cammina con grande difficoltà. I flussi bancari della donna e del suo compagno in Bulgaria confermerebbero la compravendita. E noi diamo un'occhiata a questa notizia tra le più importanti, le indagini sul caso della bambina bulgara segregata e al centro di un presunto caso di compravendita di minore continuano. In attesa dell'interrogatorio di garanzia di questa mattina, alcune persone ieri sono state sentite come testimoni dal sostituto procuratore di Palmi, Anna Pensabene, sul caso che ha portato all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per Maria Rosa Iannino, il medico dell'ASP di Reggio Calabria, accusata di maltrattamento e compravendita di minore, al termine di un'inchiesta coordinata dalla procura di Palmi e eseguita dalla polizia giudiziaria. Questo è un primo strato dell'articolo di Francesco Altomonte, che si sofferma sulla bimba segregata, notizie che avremmo fatto ben volentieri naturalmente anche a commentare, ma purtroppo ancora succede anche questo in Calabria. Nuovo ospedale, indagine in corso nei terreni dell'agrario di Palmi. Nella prima settimana di febbraio il tavolo tra i sindaci e Oliverio, dunque il governatore calabrese, che sarà ricevuto dunque dai sindaci della Piana. Questo tavolo importante per parlare di problematiche, soprattutto quelli che riguardano anche la sanità. Musica, cultura e gastronomia sulle note delle sei corde. In estate torna il Palmi Winter Festival. Gli organizzatori incassano il sostegno del sindaco della città, Ranuccio. Continuiamo perché ci occupiamo ancora di Piana, poi subito i temi locali della Ionica con la Locride, nuovamente contro l'ASP, psichiatria nel vuoto istituzionale. Dura nota dei familiari degli assistiti nella comunità di Maropati gestita dalla cooperativa Futura. Non è la prima volta che Gazzetta del Sud e che anche noi ci occupiamo della cooperativa Futura. L'associazione si schiera al fianco dei lavoratori che non ricevono lo stipendio da diversi mesi. Disegno miope, volto a risparmiare qualche manciata di euro, ma con ricadute sulla vita delle persone. La cooperativa Futura, vedete l'ingresso della bella struttura che si trova dunque a Maropati. E poi Gioia Tauro, vediamo subito la notizia per quanto riguarda Gelg Express, restano in carcere La Rosa e Isacco. E poi Rosarno finalmente si inaugura largo con uno spettacolo di balletto. Domani sera alle 21.15 Rosarno riavrà il suo cineteatro, struttura ultimata da 2 anni, ma alcune criticità impedivano l'apertura. Laureana di Borrello, altro centro della Piana, la commissione riavvia l'iter dei lavori allo stadio Franzè, il CONI ripristina il finanziamento per ottenere l'agibilità. Campo sportivo Domenico Franzè, le gradinate deserte. A Laureana di Borrello vedete in questa foto le tribune della struttura dunque sportiva. Rosarno rapina al food store, Lazzaro ai domiciliari, l'uomo era detenuto da quasi un anno nel carcere di Vibo Valenze, crediamo che si tratta di Lazzaro e non Lazzaro, vedremo. Poi ancora per quanto riguarda Gazzetta andiamo direttamente ad occuparci di Melito perché si parla di ospedale del Tiberio Evoli, l'ASP snobba i sindaci, il direttore generale Brancati ha disertato l'incontro reggino, non ha fatto neppure una telefonata. Grenci, l'abbiamo atteso un'ora, dice il sindaco di Ardore, totale disinteresse per il Tiberio Evoli, convocheremo un nuovo incontro per metà febbraio, dobbiamo avere risposte chiare, combattivo Giuseppe Grenci, sindaco di Ardore, per quanto riguarda la vicenda dell'ospedale Tiberio Evoli di Melito che sta vivendo un momento di grande difficoltà e spoliazione. Finalmente arriva il secondo scuolabus, individuata l'agenzia che curerà il servizio e trovati i soldi, quasi 32.000 euro sempre a Melito, poi cimitero di Condofuri, il comune cerca 900.000 euro, l'ampliamento alla Marina su un terreno confiscato alla 'Ndrangheta. Il progetto è pronto, si aspettano risposte da Regione Calabria e Metro City. E poi Melito Porto Salvo, l'orrore della Shoah spiegato ai ragazzi. Una mostra documentaria e fotografica e oggi nuovo incontro alla De Amicis. E poi Palizzi, piano anticorruzione aggiornato con voto unanime, fa discutere la perdurante assenza dall'aula della minoranza al completo. La segretaria Priolo ha insistito sul coinvolgimento di parte politica e cittadini. Siamo già alla Locride, ci occupiamo subito
di giudiziaria, iniziando con Noada, condanne pesanti per gli ex sindaci Iaria e Costantino, lo anticipavamo nei titoli di apertura. Poi ancora Bovalino, politica al caffè domenica, confronto con Agave, vedete la notizia. E poi Locri, 30 anni di carcere in totale per i colombiani da Spromonte. San Luca, concluso il processo d'appello sul presunto narcotraffico, vedete tutti gli arrestati in questa foto, pene ridotte a 4 degli 8 condannati, 2 imputati assolti. Qui c'è il verdetto con tutte le condanne, assolti solo Michele Lirosi e Andrea Cutrì. Tra i reati contestati, furti, venatori, caccia di frodo, porto, detenzione illegale, traffico di armi. Proseguiamo, altre notizie a fianco Siderno, i soliti deturpatori e l'isola ecologica che ancora non c'è. Lavori ultimati, la raccolta differenziata a Siderno, non basta eliminare le discariche in strada. La struttura è pronta dall'estate del 2016, ma ancora non è stata attivata. Candidatura negata a Schirripa, malcontento nel Partito Democratico. Collegio Locri de Piana, all'ultimo momento al giovane locrese è stata preferita l'ex sindaca di Rosarno Elisabetta Tripodi. L'osservatorio bianchese, intrallazzi di potere, dicono dei soliti personaggi. Avremmo votato volentieri un ragazzo per bene, ora forse decideremo di non votare. Vedete Marco Schirripa, giovane attivista del Partito Democratico della Locride, per lui è saltato proprio nel rush finale la candidatura. Continuiamo ancora Gazzetta, siamo alla fine della prima parte. Beck, volevano respingerla ed era costretta a prostituirsi. Riace, grande tensione tra i migranti prima della conferenza stampa di Lucano. Il sindaco tuona contro commissione e prefettura e ricorda la ragazza morta a San Ferdinando doveva pagare i debiti. Il giornalista Pietro Melia e Domenico Lucano raccolti in preghiera per la povera Becky. Poi ancora la sala consigliare, qui vedete, di Riace stracolma di pubblico, tra cui numerosi ospiti migranti. E ancora rissa sfiorata, attimi di tensione fuori dal municipio tra due gruppi di migranti, provvidenziale l'intervento dei carabinieri, quello che è accaduto dunque a Riace, paese dell'accoglienza. E noi ci occupiamo adesso di Roccella, si pianifica il potenziamento della raccolta porta a porta, il programma degli interventi, obiettivo raggiungere entro il 2020 la soglia del 68% di differenziata. Gioiosa Ionica, finiscono in manette per produzione di cannabis, erano stati sorpresi a curare un campo in contrada Cola, sono Vincenzo Sainato, Giorgio Violi e Diego Roffei, sinopolesi, tre arrestati che appaiono in questa foto riportata dunque da Gazzetta del Sud. E poi la riforma Orlando e i decreti attuativi, convegno organizzato dalla Camera Penale Simonetti a Locri, intervento anche del senatore D'Ascola, presidente della Commissione Giustizia. Avete confronto molto importante con la presenza anche del sindaco della città Giovanni Calabrese, D'Alessio, D'Ascola, Minniti, Palermo e Lombardo nel tavolo dei relatori. Dovrebbe essere questa l'ultima notizia, infatti possiamo tranquillamente staccare con Gazzetta del Sud, era la nostra prima testata che abbiamo analizzato, tante le notizie, quelle che troveremo anche all'interno del Quotidiano del Sud, per aprire la seconda parte di questa nostra diretta di oggi della rassegna stampa con tutte le notizie che riportano i quotidiani calabresi. Verso le politiche facciamo il punto per quanto riguarda il prossimo voto del 4 marzo, giovani al voto, speranze e sfiducia, ma le previsioni degli istituti di ricerca sono allarmanti, un giovane su due in Italia pensa di astenersi, questo è il dato che emerge. I ragazzi calabresi e il loro primo appuntamento con le politiche alle urne, ma con disincanto. E poi ancora, vedete altre notizie, l'intervento, dar voce alla questione sociale per riportare dunque al voto. E poi vedete, ci sono gli interventi di Nunzia Avato, non voto se non credo in un progetto. E poi Domenico De Luca, democrazia significa partecipare. Eugenio Siciliano, un diritto al quale non rinuncio, dice ancora altri giovani, Bina Avato 98, credo ancora in un paese migliore. Enrica Gallo, voglio scegliere il mio futuro. Giuseppe Sposato, l'astensione non migliora le cose. Poi ancora Francesca Pignataro, sono troppo giovane per rassegnarmi. Andiamo avanti, il PD inizia a scricchiolare, partito sempre più diviso, e vediamo quello che accade all'interno del Partito Democratico. Oliverio, ma anche il numero legale in consiglio e si infuria. Magorno non fa una piega e convoca i segretari provinciali. Rivolta intanto
nel Cosentino per le candidature e anche alla regione, c'è aria di crisi, momento difficile per il Partito Democratico. In questa foto Francesco Pezzi ha lasciato il Partito Democratico. E poi spigolature, vedete il lungo elenco dei trombati, ad iniziare da Gianni Speranza, ex sindaco della città di Lamezia Terme. Occupiamoci del Movimento 5 Stelle, due calabresi al Teatro Adriano con Luigi Di Maio, candidata a premier per i pentastellati. E poi hanno detto la voce dei candidati, Sicle di Forza Italia e Mantegna per quanto riguarda Leo. Andiamo avanti, Diario della Memoria, abbiamo detto mio padre un uomo della storia pulita, oggi dunque interamente dedicato il Diario della Memoria a Vincenzo Marchetta, 59 anni, ucciso il 31 luglio dell'84 nel suo orto a Cittanova nella Piana. I temi che riguardano le pagine regionali Calabria che anticipano tra poco, i temi locali di Locri e Piana, enti locale è nata la città di Corigliano Rossano, e questa è la notizia del giorno. Ieri seduta del Consiglio regionale a Palazzo Campanella, Oliverio parla di evento storico e avvisa contro i falchi delle consulenze. Il Consiglio regionale approva all'unanimità la legge istitutiva, contrario solo Greco, vedete Mario Oliverio, intanto con Wanda Ferro ieri nella seduta del Consiglio regionale della Calabria. E poi dall'aula Guccione rompe il silenzio e lancia Viscomi governatore nel 2019, si voterà fra un anno, ricordiamo, per il rinnovo anche del Consiglio regionale della Calabria. Bordate anche su Art Cal, vedete Carlo Guccione criticato intanto da Guccione, il finanziamento di 600.000 euro, così si fa un altro carrozzone, dice Guccione. Precari, va il processo di stabilizzazione, decreto per i lavori lesione più in servizio negli anni 2018-2020, la Regione Calabria stanzia le somme necessarie per gli enti in dissesto. E poi Regione, entro 2 anni nuovo tribunale a Reggio Calabria. San Ferdinando, per quanto riguarda la nuova tendopoli, lavori in corso, e questa la buona notizia. Vertice ieri in prefettura a Reggio, intensificati i controlli anticaporalato. Verso la bonifica della baraccopoli, si legge nel sottotitolo, incendiata, ma prima si allestirà un'altra aria. Vedete ciò che resta della baraccopoli di San Ferdinando, e qui l'aria della nuova tendopoli che sta per nascere. Ancora il caso aggredita truppe di giornalisti durante un servizio al campo, è successo ieri a San Ferdinando, nuovi momenti di tensione si sono registrati intorno alle 13 di ieri, quando una troupe della trasmissione L'aria che tira di La Sette è stata aggredita mentre stava effettuando delle riprese all'interno della vecchia tendopoli di San Ferdinando. Continuiamo, Lamezia Terme è una città senza acqua, scatta l'inchiesta, vedete 7 indagati dalla procura per interruzione di pubblico servizio. La storica è precisa, dalla multiservizi vantiamo crediti per 8,8 milioni di euro. Vedete la sede della storica in questa foto, lo scrive Pasqualino Rettura. E poi delitto ieri no, lo anticipavamo nei titoli di apertura, dopo l'ergastolo arriva la soluzione per il presunto killer, si tratta di Andrea Sotira, eccolo, pure i mandanti furono scagionati 8 anni solo al pentito. Tropea, in corteo dopo l'aggressione al dipendente del comune, accolto l'invito dei commissari prefettizi, vedete un momento dell'iniziativa che si è tenuta a Tropea. Padesi il delitto Lacaria, condannato Zangari, l'uccisione del commerciante di Spadola, compare d'anello dell'imputato. Il GUP infligge 17 anni e 4 mesi al commerciante 47enne, reo confesso, questo per la giudiziaria. A Crosia invece nella notte rubano lo scolabus e poi ripuliscono l'ipermercato, danni a un secondo mezzo intanto e SOS da parte del comune per questi atti criminali a danno del patrimonio pubblico e delle scuole, questo è accaduto a Crosia. Continuiamo perché ci occupiamo adesso subito di temi locali, come sempre iniziamo ad occuparci di provincia, tra poco la Locride. Bagnara, minori migranti, salvo il centro, arriva una buona notizia per il centro, last minute firmata la convenzione col Cereso da parte della prefettura. I 15 ragazzi ospitati al Santa Maria degli Angeli non saranno trasferiti a Trapani, e questa la buona notizia. E poi qui vedete in questa foto un gruppo di minori migranti, ancora una volta dunque un centro viene salvato per quanto riguarda naturalmente l'ospitalità di questi minori giovani che si sono tra l'altro integrati perfettamente tra la gente del paese, tutto questo a Bagnara nel Regino. Condofuri, piace l'ampliamento del cimitero, passa all'unanimità il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori. E ancora Melito Porto Salvo, premio professionalità Marinella Rodà, lo ha attribuito il ruolo
Cotari, Reggio Calabria Est. Motta San Giovanni, lo svincolo di Malderiti come una pistola puntata, denuncia Ancadic. Siamo già alla Locride, ci siamo occupati anche ieri del prossimo voto a Gioiosa, entra nel vivo dunque il voto amministrativo di primavera, prime indiscrezioni, prime nomi, potrebbero essere come 5 anni fa, 3 le liste. Ci sarà, come abbiamo già più volte ripetuto, il sindaco uscente Salvatore Fuda che tenta il bis, poi ci potrebbero essere tante novità, da Enrico Tarzia al ritorno di Domenico Locisano, ma anche le notizie dell'ultima ora, una possibile ricandidatura di un altro ex sindaco, il dottor Scali. Intanto il quotidiano fa il punto e scrive così: tra gli sfidanti potrebbero proporsi Enrico Tarzia, Luigi Greco e Domenico Locisano, non Vincenzo ma Domenico. Qui c'è un errore da parte del quotidiano, ci riproverà l'attuale primo cittadino, l'abbiamo detto, Salvatore Fuda, con bene comune. Dunque si entra un po' nel vivo di quella che sarà dunque la prossima tornata elettorale in uno dei comuni più importanti della Vallata del Torbido, Gioiosa, dove si rinnova il consiglio comunale. Vi ricordiamo che si voterà anche a Locri. Roccella, la Locri d'Azzurra sta con Sandro Nicolò per la politica ancora, dalla parte del capogruppo regionale, escluso alle politiche. E poi ancora Africo, Shoah nel ricordo dei bambini delle scuole, le iniziative per il giorno della memoria che si sono tenuti ad Africo. E poi a Monasterace i danni del maltempo per quasi 700.000 euro. Chiesto alla regione lo stato di calamità naturale per la bufera di gennaio. Le folate di vento hanno raggiunto anche i 170 km orari ed hanno devastato tutto. Ricordiamo che il forte vento ha creato disagi e soprattutto danni in tutta la provincia di Reggio. I danni per il maltempo vedete in questa foto nella Locride. E poi detenzione abusiva ad armi, una notizia in breve, un arresto ad Ardore. Era questa l'ultima notizia per quanto riguardava la Locride. Chiudiamo con la piana prima della pagina sportiva. Bimba segregata, stupore e sdegno, la vicenda della piccola burgara comprata e lasciata in abbandono. Interviene anche il sindaco della città di Palmera, Nuccio, che dice: un dramma che sconvolge la nostra comunità. E ancora Tauria Nova, super lavoro per i carabinieri tra polizia e cinque fronti, controllo a tappeto per persone, autovetture e locali. A Tauria Nova Fiat Lux per i nuovi impianti di illuminazione, il consiglio accende la luce con 10 voti favorevoli alla convenzione Consip. Vedete qui il consiglio comunale sulla convenzione Consip. E poi questa notizia di spalla: pizzicato con 11 kg di droga in auto, a Gioia Tauro viene arrestato Giuseppe Pace, che appare in questa foto. C'è la pagina di Vibbo e noi andiamo avanti, chiudiamo con lo sport perché la Juve prenota la finale di Coppa Italia. Bene, nel primo tempo i bianconeri hanno sofferto nella ripresa e ritorno dell'Atalanta di mister Gasperini, che ha giocato una bella gara, ha deciso il pipita Higuain. Le calabresi, Crotone, mercato ancora aperto. Ieri l'ufficialità di Zanellato in prestito con obbligo di riscatto per il rossoblù. Vedete il momento della presentazione, il centrocampista Nicolò Zanellato, con il presidente del Crotone Gianni Vrenna. Invece Regina va via Silenzi e Coarras. La formazione Amaranto dunque interviene ancora sul mercato, tante le voci su possibili scambi, uno è stato definito nella serata di ieri. La squadra si prepara alla gara col Fondi, che in panchina ha chiamato Sanderra. E ancora Cosenza, gli affari last minute, vedete qui Paolo Azzi, il Cosenza che è pronto ad ufficializzare altri arrivi, il Catanzaro spera invece in Porcino e intanto D'Oronzo lavora solo sulle uscite. Ci occupiamo ancora di calcio, la Serie D Vibonese, una visita gradita, l'ex attaccante Giulio Spader ha assistito agli allenamenti della squadra. Senza dubbio la Vibonese sta disputando un grande campionato, si avvicina dunque alla testa della classifica. Eccellenza Locri, uno sguardo in Sicilia, domenica con il Trebisacci non ci sarà il giovane Tripodi. A Troina si gioca invece la finale di Coppa Italia, il Città di Sant'Agata e il Licata. Vedete Mimmo Quattrone e Umberto Scorrano stanno svolgendo un grande lavoro per il Locri capolista. Non ci sono altre notizie tranne queste della città novese, non c'è tempo per festeggiare, il calendario propone ora delle partite intense e difficili. Ricordiamo che siamo nella seconda metà del campionato, ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti, appendice finale tutta dedicata allo sport, dicevamo seconda parte del campionato con tanti impegni difficili per tutte le calabrese e soprattutto per le squadre del comprensorio e della piana. Abbiamo citato intanto il Locri e soprattutto la città novese, che hanno dei calendari senza
senza dubbio molto difficili, ma hanno anche l'organico per fare bene. La rassegna stampa ritornerà domani, grazie a tutti voi per averci seguiti sul canale 85 di Telemia. Vi ricordiamo alle 13.30 il nostro TG News per tutte le altre notizie importanti del giorno e tutti i nostri servizi. Buona giornata a tutti, arrivederci. Arredamenti, solo a febbraio scontiamo tutto fino al 70%. Solo da Scale Arredamenti, a Gioiosa Ionica in Viale delle Rimembranze. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti, dal 30 al 60%. Centro medico gastroenterologico e polispecialistico Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada Riposo, a Locri, la scienza medica al servizio del paziente. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Devi completare il tuo tetto? La scelta giusta è Raffaele Pezzano, installatore gronde. Inoltre, realizza strutture e coperture metalliche, lamierati e lavorati in rame, alluminio e acciaio inox. Raffaele Pezzano esegue piegature di lamierati fino a 6 metri senza giuntura. Tante squadre per realizzare un unico obiettivo, quello di soddisfare le esigenze del cliente. Raffaele Pezzano, da due generazioni, esperienza e qualità. Inoltre, si eseguono lavori con piattaforma aerea fino a 19 metri, anche a noleggio con operatore. Raffaele Pezzano.
manifestazioni e spettacoli di piazza, spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco, servizio hostess, servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi, mascotte gonfiabili, teatro di burattini, cabaret, serate karaoke e balli di gruppo, animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Lodi e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324 69 077 28.